benvenuti in questo nuovo video. Scusate la voce, ma sono ancora raffreddata e sto cercando di riprendermi. Indubbiamente il fatto di uscire con la pancia scoperta non aiuta, ma quando vedo il sole ogni mio neurone va in vacanza e quindi questo succede. Comunque, oggi vlog, è da un po' che non vloggavo, mi mancava e mi mancate, adoro condividere la mia giornata con voi, anche se non succede nulla di particolare, però è bello vedere che non succede nulla di particolare anche nelle vite degli altri. Quindi, questa mattina, mattinata di appuntamenti, impegni e cose burocratiche slash noiose. Quindi, primo appuntamento della giornata, osteopate, perché ho un dolorino qua al collo che mi sto portando avanti da un paio di mesi. Ammetto che da quando mi sto concentrando molto sull'allenamento dell'upper body ne risento, perché comunque faccio allenamenti molto intensi e il mio corpo mi sta dando dei segnali per dire wait, ok, gli allenamenti, ma ho anche bisogno di ripararmi un pochino. E quindi le mie osteopate sono fantastiche nel lavoro sul collo e sul cercare di rilassare il trapezio, perché è molto in tensione. E quindi andiamo, poi vi racconto cos'altro devo fare. Prima di uscire ad affrontare la giornata, caffettino. Buono questo. Buono questo. Raga, Nespresso Variation Paris Praliné. Yeah. Delicato aroma di nocciole tostate arricchito da un tocco di caramello dolce. Yes, buono. Che avrei voluto essere una mattinata tranquilla dove avrei fatto le mie commissioni con calma si è trasformata in una mattinata frenetica, perché doveva venire il tecnico del wifi alle 14, ma mi ha chiamato chiedendomi se poteva anticipare perché gli era saltato un appuntamento. Dalla sua voce ho capito che se gli davo la possibilità di anticipare gli avrei permesso di andare a casa 2 ore prima questa sera, quindi ho detto sì, certo, venga pure a mezzogiorno invece che alle 2, pranziamo insieme signore. Però io avevo promesso a Jimmy di passare prima al supermercato a prendergli la mozzarella, perché lui adesso si è fissato con i supermercatini che ci sono sotto casa, quelli di prossimità, quindi ad esempio il Palm Local, dove però la roba costa di più, e lui non se ne accorge perché va a prendere una cosa al giorno. Quindi gli ho detto senti, vado io alla Esselunga a prenderti la mozzarella, poi prendo anche altre cose, così togliamo la testa al toro. Solo che adesso ho un quarto d'ora per fare la spesa e devo correre a casa, quindi spesa fatta. Sono tornata a casa e sotto casa ho incontrato il tecnico. Comunque, visto che adesso è sceso in cantina a fare delle collegamenti, vi faccio vedere che cosa ho preso al supermercato davvero in fretta e furia. Ho fatto la spesa in 10 minuti. Quindi ho sbagliato a prendere alcune cose. Ad esempio avevo preso il tonno all'olio d'oliva e né io né Jimmy lo mangiamo, quindi l'ho lasciato giù subito, e le uova che stavo per prendere erano rotte. Mi raccomando, ogni volta che trovate un prodotto difettoso al supermercato, ditelo agli addetti del supermercato perché gli fate un favore. Ad esempio oggi... Scusa, Luna, no. Ad esempio oggi ho trovato delle uova rotte, ma ogni tanto trovo dei pacchetti che dovrebbero essere sotto vuoto e non lo sono, quindi fate un favore al supermercato, ma soprattutto fate un favore agli altri, in quanto magari uno che non sa che il pacchetto dovrebbe essere sotto vuoto lo acquista e magari c'è qualche problema di batteri eccetera. Vabbè, bando alle ciance. Allora, ricordate che sono entrata per prendere le mozzarelle. Pane bauletto per Jimmy. Io prendo questo qua che è un pane proteico, cioè ha leggermente più proteine rispetto al normale, ma a Jimmy piace anche soprattutto per il gusto. Prosciutto crudo, as usual. Questo è super low cost ed è davvero soltanto carne di suino, sale, ve ne ho sempre parlato, e se andate all'Esselunga ve lo consiglio assolutamente. Mi sono innamorata degli yogurtini di soia perché sono super versatili, soprattutto per fare delle ricette con il pollo, pollo al curry, pollo tandoori, lo adoro. Ups. Cialde di caffè per la Nespresso e
polvere di caffè per la moca. No, Luna, ma scusate. Cacao amaro, anche se ho scoperto che il cacao amaro della Lidl, quello in barattolo, questo è buonissimo. Mi piace tantissimo, tanto quanto questo qua della Perugina. Ovviamente costa un quarto, quindi ora l'ho preso perché comunque è più pratico. Però se ricapito al Lidl assolutamente lo riprenderò. Tisana, sollievo stomaco for the win. Barretta di cioccolato al 100%. Penso di essere l'unica dell'S Lunga qui vicino a casa mia che lo compra, perché trovo la fila di questo cioccolato sempre piena. Ceci, amo i ceci, c'è poco da fare, per me sono super versatili. Gli unici legumi che riesco a mangiare crudi, che non mi gonfiano, quindi assolutamente adoro. Ricotta, che utilizzo per farcire i pancake. Parmigiano reggiano, questo qua è dell'S Lunga, non è di nessun brand. L'importante è che abbia il simbolo del consorzio. Poi da prezzo a prezzo variano, sia per il brand ma anche e soprattutto per la stagionatura del formaggio. Solo che molto spesso sul formaggio grattugiato non viene nemmeno detto, quindi. E poi sotto consiglio dell'Angry Frankie ho preso l'idrolitina come agente lievitante dei pancake al posto del bicarbonato di sodio e aceto di mele. Mi ha detto che è molto più leggero, molto più facile da utilizzare rispetto al bicarbonato, quindi voglio provarlo. Questa è stata la mia spesa. Uscire per una mozzarella e tornare con 30 euro di spesa. C'è la regina di questo canale che vi voleva salutare. Perché sei incazzata, Luna? Chi è? È tecnico, il tecnico. Prego. Grazie mille, gentilissimo. Se pensavo di doverci perdere tutta la giornata, invece in un'ora ha fatto. Quindi mi sto per mettere a preparare il pranzo. Oggi voglio condividere con voi una ricetta che mi sono inventata l'altro giorno di un pranzo high protein vegano. Penso che uno dei più grandi problemi per i vegani sia riuscire a introdurre abbastanza proteine. Praticamente cosa faccio? Preparo la verdura, io uso la bieta perché avevo questa in frigo l'altro giorno, l'ho provata con questa ed è venuta una bomba. Quindi bieta. Come pasta utilizzo la pasta di ceci, che essendo fatta di legumi è anche ricca di proteine. E adesso il pezzo forte. Sono sicura che questa cosa non sorprenderà nessun vegano o vegetariano abituato ad utilizzare questi ingredienti, ma per me è stata una rivelazione. Se mi seguite su Instagram saprete che a me il tofu non fa impazzire, lo trovo un po' in sapore. Quindi cosa è successo? L'altro giorno che mi sto facendo questa pasta volevo qualcosa per amalgamare, ma in frigo non avevo nulla, né la ricotta, né quark, nulla. Ho visto il tofu e ho pensato, e se lo frullassi? Quindi prendo un panetto di soia, io prendo questa qui all'S Lunga, e la metto nel bicchiere. Siccome so che è un po' troppo densa, incomincio già aggiungendo del latte di soia. Aggiungendo il latte di soia poco alla volta si crea questa consistenza. Ragazzi, sembra panna. Non siate scettici, provatelo perché ve lo assicuro è buonissimo, cioè a me piace. E sono super contenta di poter condividere con i miei amici vegani una ricetta degna di nota. Ok, quindi questa è la crema, la ricetta è praticamente finita. Le verdure le insaporisco sempre con questi mix di spezie di bulk powders. Con il video volevo farvi sapere che ormai la settimana scorsa, quindi non lo trovate più in edicola, ma ero in copertina di Star Bene. Ta-da! Sono in copertina e poi dentro c'è un servizio su di me e sono in vesti mai viste prima, look anni 70 80 60, non lo so, e è stato un servizio fotografico molto divertente. E ho fatto cose che non avevo mai fatto e mi sono molto divertita, mi sono messa in gioco. Quindi sono le 3:30 ed è ora di allenarsi.
sexy prima che la backfit si riempia e non sia più agibile. Primo circuito finito. È stato un piramidale ascendente e discendente, nel senso che dati due esercizi, burpees e American swing, ho iniziato con 10 burpees e un American swing e poi sono scesa e salita 9, 2, 8, 3, 7, 4 fino ad arrivare a 1 e 10. È bello tosto, se vi capita di provarlo provate, è divertente e molto challenging. Adesso recupero un secondo e poi il circuito numero 8. Raga, workout finito. Questo circuito è stato leggermente diverso da quello di prima. Ho fatto 3 esercizi e li ho ripetuti 10 volte con il numero di ripetizioni discendente, cioè il primo giro ho fatto 10 ripetizioni di ogni esercizio, il secondo giro 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. E adesso sto colando. Ma ho finito. Adesso non so se mettermi qui a fare qualche verticale per divertirmi un pochino o se andare a farmi la doccia. Verticale. Sapete che non sono una che se la tira o che si vanta, ma devo dire che un allenamento così l'anno scorso, in questi tempi, non sarei mai riuscita a farlo. Quindi sono assolutamente fiera dei miei successi dal punto di vista di performance e devo dire che, nonostante anche questo non lo ammetti e non lo dica mai, non mi sono mai vista così bene fisicamente. Tornando a casa mi sono dovuta fermare al tabacchi a comprare le marche da bollo, perché quando fatturo devo appiccicarle sulle fatture. E anche se sono le 6:15, anzi proprio perché sono le 6:15 e io ho fame, mi mangio un gelatino. La ricetta di questo non la trovate ancora da nessuna parte perché sto lavorando su un video un pochino più elaborato. Quindi intanto procuratevi qualcosa del genere. Una volta che avrete questo siete a cavallo, perché la ricetta ovviamente è semplicissima e fatta con tutti gli ingredienti che avete a casa. Basta, vi sto dicendo troppe cose e ho fame, ciao. E ora sono in fase di editing del video che avete visto la settimana scorsa. In realtà sto ancora un pochino sistemando le ultime cose del sito e basta. Aspetto Jimmy e poi si cena. Ieri al mercato abbiamo preso un pesce che non avevamo mai preso prima. Sono 2 tonnetti che il pescivendolo ci ha già tagliato e fatto a trancio. Quindi il pesciarolo ci ha consigliato di farlo in umido, immerso nella salsa di pomodoro. Quindi noi ascoltiamo il nostro amico pescivendolo e lo facciamo insieme alle verdure. Deve fare il guazzetto ce l'ho là. Ruota, Io lo so che a te ti calba così, ma lo ha fatto da un'altra parte. Nel senso, quella rappresa fatta. Dobbiamo fare tutto insieme, vicino vicino. Vedi, ho preso anche una padella piccola. Non c'entra. Per farle tutte vicino vicine. Infatti non ci sta. Ma non c'entra. Ma c'entra tutto. Non c'entra. E senti, a lavare l'altra padella. Vuoi metterlo qua? Direi. Vai, prendi un piatto. Ma che è sta ciotola? Non questa. Peperone io. Peperone tu. Broccolo mio. Per una notte sola. Si vede che ascolti la Rai. Ascolta, secondo me sono cotti, cioè alla fine il pesce non è che impiega tanto. Tutto accompagnato da verdure, gallette per fare puccino e cena finita. È stata complicata, lunga e faticosa. Sti tonnetti io non li comprerei più. Che dici? No. Mai più. Meglio lavorate. Buoni ma non buonissimi. No, buono era buono, è complicato. Cioè bisognava togliere le lische da ogni singolo trancetto. 40 minuti stiamo mangiando.
Sì, che poi Jimmy le inghiottisce tutte le lische e incomincia a fare. Io concluderei qui questo video con questa bellissima tunica rosa fucsia addosso. Questa bellissima lisca. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Volevano far testamento. Sì, no, ma torna. No. Che c'è, Luna? Che mi guardi così? Vedrai, a settembre faranno uscire. Si apre le porte del salone di Roma e Milano. È il migliore del mondo. Il salone delle meraviglie, ogni martedì alle 20. E cosa mangi in un giorno di luna sono così.